Da parte della Rai, da parte della produzione, perché è una miniserie realizzata interamente a 3600 metri, 3700 metri, quindi immagina che cosa possa significare per una troupe, per 60-70 persone, spostare l'attrezzatura a 3600 metri, cambiare location con la neve che ti arriva alle spalle. È stato molto faticoso, però è stato divertente, sai, noi avevamo costumi originali del 54, Addirittura. scarpe bucate perché in montagna si usano le scarpe chiodate, ma i chiodi ormai non ce n'erano quasi più, quindi entrava l'acqua, truccati per il sole, no? Perché erano feriti e ci imbarcavamo nelle seggiovie con gli altri turisti che invece andavano a sciare. Quindi questi ci guardavano come se fossimo dei folli, insomma, l'abbiamo Divertente. girato tutto intorno a Innsbruck, in Austria. Quindi si è dovuto anche Divertente. preparare fisicamente, no? Perché non è una roba semplice andare in montagna. Sì, assolutamente. Come siamo arrivati ci hanno subito messo a disposizione delle guide alpine che ci hanno un po' dato delle coordinate Vignette. perlomeno. Poi, sai, è subito nato un gruppo molto forte di attori, per fortuna, perché eravamo in 12 e E non tu è facile a vuoi anche volte. ricordare giusto il cast verso il Bravissima, finale mi piacerebbe dell'evento? molto, insomma, insieme a me c'è Massimo Poggio, Giorgio Lupano, Michela Laiche, Marco Cocci, Alberto Molinari, Giuseppe Cederna, ci sono tanti bravissimi veramente E attori. allora in Che bocca al lupo allora per questa. crepi il lupo, ma soprattutto io, sai, ci tengo anche molto a dire che è una sceneggiatura veramente scritta bene. È una sceneggiatura, secondo me, io quando la lessi per la prima volta pensai subito che era una sceneggiatura veramente efficace. Fantastico. Devo stringere. Perché il nostro tempo a disposizione Allora, purtroppo è finito. complimenti Marco, davvero, l'hai detto tu, sei bravo, hai talento e poi in più sei anche piacere donne, ma soprattutto complimenti per la tua professionalità, te lo dico di cuore. Stasera appuntamento, Grazie mille. grazie a te per questo collegamento, stasera e domani su Rai 1, La montagna degli italiani K2 con Marco Bocci e tanti altri, li ha citato lui adesso tutti i suoi colleghi. Grazie a Rosana Caccia. Mi auguro. Grazie. Lo Tenzing si chiama Marco, si chiama, sarà morto forse ora, ma era un personaggio un po' dietro le quinte che è stato fondamentale C'è nell'impresa. questo personaggio nel film, Marco? Beh, sai, c'era Mahadi che è un personaggio fondamentale, che era il più esperto alpinista pachistano, insomma, che li accompagnò fino quasi alla vetta e rimase a dormire all'addiaccio perché c'è una vicenda, insomma, che succede, un aneddoto che succede al nono campo del K2, dove Walter Bonatti, che interpreto io, e Mahdi, questa guida pachistana, vengono lasciati Ecco, all'addiaccio e sono esatto. costretti a passare la notte lì fuori. Era E questo. a lui verranno amputate, no, verrà amputata una gamba, credo Sì. che. Allora lo seguiremo con grande Davvero, interesse davvero. stasera, Grazie stasera su Marco, Rai 1, mi stasera e scusi. domani. Grazie ancora Grazie a Marco voi, Bocci. bocca al lupo. Allora adesso andiamo a Roma.